Come nasce la passione per il calcio? Allora, la mia passione per il calcio, come penso per tutti, nasce fin da piccolo. E i miei genitori, fin da quando avevo 4 anni, mi hanno inserito in questo gruppo nell'ACO Streviglio, una piccola società del mio paese insieme ad altre due società, e da lì sono cresciuto, ho passato molti anni lì e sono rimasto legato comunque alla maggior parte dei miei compagni di quel gruppo, che vedo ancora tuttora e che sono nella mia compagnia di amici. Cosa avresti fatto nella vita se non fossi diventato un calciatore? Ecco, questa domanda non ti saprei rispondere, perché non ci ho mai pensato più di tanto, oltre allo studio, su cui comunque mi sono concentrato molto e tuttora vado avanti con l'università. La mia passione è sempre stato il calcio e avrei voluto appunto farne un lavoro. Tu hai fatto, diciamo, tutto il percorso delle giovanili qua alla Prevercelli, giusto? E sì. Poi sei arrivato in prima squadra. Qual è la difficoltà e le principali differenze che hai trovato tra le squadre giovanili e poi appunto giocare nella prima squadra? Beh, sicuramente il primo anno confrontarmi comunque con gente, per esempio come Carlo Mammarella, che ha sempre fatto queste categorie qua e che comunque era uno dei più anziani. Sicuramente il livello fisico e anche tanto la concentrazione che dovevi portare in campo rispetto a quello che invece facevi magari da più giovane. La tua carriera, seppur ancora diciamo all'inizio, è già stata segnata da un periodo molto difficile, quello che ti ha tenuto fuori dal campo per dei problemi di tipo cardiaco. Com'è andato quel periodo e hai mai pensato durante quel momento magari di smettere, di non continuare? Quali sono state le emozioni che hai provato in quel... Sì, la prima volta che ho parlato con i dottori e mi avevano detto di questa cosa, sicuramente nella testa mi è balenato il pensiero che comunque avrei potuto smettere, però diciamo ci ho creduto con tutto me stesso. Fortunatamente è andato bene, dopo quei 3 mesi sono riuscito a trovare comunque spazio nelle poche partite che poi abbiamo fatto causa coronavirus, e quindi sono stato contento alla fine. Quindi anche una grande emozione per dover ritornare, esatto, in campo dopo tutto, esatto, questo periodo, è segno di grande tenacia. Come ti stai trovando nella Prevercelli di quest'anno agli ordini di mister Modesto e anche con i tuoi compagni di squadra? Allora, il mister mi ha stravolto dal punto di vista del gioco. Io, essendo stato sempre comunque un terzino abbastanza bloccato, il mister invece mi dà la possibilità di andare anche in avanti, e per questo sono molto contento. I compagni non posso dire veramente niente, perché sia con i giovani che quelli più un po' più diciamo anzianotti mi trovo benissimo. Con qualcuno avevo già giocato, con alcuni come Della Morte, San Giorgi, comunque io avevo fatto tutto la primavera, e quindi niente, devo solo ringraziare loro e tutto lo staff che ci segue. Invece, quanto è importante la Prevercelli per un ragazzo giovane nel dare appunto l'opportunità di fare un percorso formativo e poi di trovarsi appunto nel professionismo? È un'opportunità che penso non danno tutte le squadre. Sicuramente, esatto, secondo me non è un'opportunità che qua in Italia tutte le squadre danno. Noi siamo stati fortunati ad avere una società che ha portato una buona parte del gruppo Primavera su in prima squadra. Siamo riusciti diciamo a conciliare quello che avevamo fatto in primavera, a farlo anche più o meno bene in prima squadra, e abbiamo avuto sicuramente gente che ci ha supportato, perché senza di loro probabilmente tutto questo non sarebbe magari. Hai un idolo o qualcuno a cui ti ispiri, un giocatore a cui... Sì, io dico sempre che per il fatto che gioco a sinistra e sono un destro, quello a cui diciamo mi sento più legato è Paolo Maldini, anche se io non l'ho visto giocare tantissimo e poche partite che ho visto comunque ero piccolo, però mi guardo anche su YouTube i vari video, e soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva mi piace molto. Essendo il tuo ruolo difensivo, qual è il giocatore che in questi anni ti ha dato più difficoltà in campo? Il giocatore che mi ha dato più difficoltà in campo è stato sicuramente il primo anno Mota Carvaio, con cui ho avuto veramente tante difficoltà sia sul piano fisico che della velocità.
Invece, chiudendo, un obiettivo che ti poni personalmente, magari anche per la Pro Vercelli, per il tuo futuro? Beh, sicuramente posizionarci il meglio possibile quest'anno, e per adesso obiettivi, voglio restare qua, voglio fare bene qua e cercare con tutti i miei compagni di dare a questa città quello che si merita e che si è sempre meritata.